Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo distrutto la faccia alla Franta, ottenendo il trofeo Ti spacco la faccia, e abbiamo ottenuto questa nuova arma, la pistola con i colpi infiniti. Cioè, già che hai i colpi infiniti, ha vinto su qualsiasi cosa. E quest'arma, a livello di range e a livello soprattutto di comodità, batte a mani basse, nonostante comunque questo puoi caricarlo e può colpire più nemici in una volta sola. Batte di gran lunga il nostro Shuriken. Vediamo dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare tutto dritto, perché se andiamo di qua torniamo al covo dell'affrante. Detto sinceramente, non mi va di tornarci. Per fortuna che avevamo Vulgrim qui vicino. Ehi là, allora, parla un attimo con Vulgrim. Abbiamo un artefatto da darti, nonostante in realtà ne avessi uno che dovevo andare a prendere, ma amen. Io direi, incrementiamo la quantità di danni della pistola, perché quest'arma la useremo. Zitto, Vulgrim. E vediamo se con 1400 possiamo comprare qualcosa di nuovo. Io comprerei Collera della Morte. Ci rimangono 500 anime, vediamo se possiamo fare qualcosa. Un potente pugno concentrato. No, intanto, detto sinceramente, il pugno sismico lo userò praticamente mai. Quindi queste 500 anime ce le teniamo. Devo ricordarmi che ho anche questi attacchi caricati. Questo è bello, questo è proprio bello. È la versione potenziata di questo alla fine. Bellino. Vulgrim, ora dobbiamo usare il varco. E come sempre ci dobbiamo fare il passaggio. Stavo notando una cosa sui potenziamenti. Alcune di questi hanno un potenziamento aggiuntivo. Per esempio, questo qua che ti aumenta l'esperienza dell'arma, aumenta anche l'armatura, il che è buono. Mentre il mietitore fornisce molte più anime se dato la falce. Questo è ottimo, il che mi fa pensare che, nonostante tutto, voglio puntare su più anime. E continuo a pensare che il potenziamento questo qua, del guanto sismico, della furia, sia la cosa migliore che gli possiamo dare, visto che, detto sincero, il guanto sismico non mi interessa granché. E a questo punto, quando avremo potenziato la spada al massimo, penseremo anche alla falce, nonostante io voglia usarla. Tanto lo sappiamo, la cosa maggiore che useremo non è la falce, non è il pugno sismico, ma sarà la spada. Nonostante io adori la falce, sinceramente. Già che ci siamo, proviamo la nuova arma. Oh vabbè, sui corvi forse è stato facile. House of the Dead, uguale. Colpire i corvi adesso è molto più facile. Vediamo dalla distanza. Ok, c'è comunque una certa distanza per cui riusciamo a colpire i nemici. Nonostante abbiamo comprato il potenziamento, comunque non fa granché di danno, eh. Non fa così tanto, ma io mi ricordo di averla usata molto sulla PS3. Devo essere sincero. Boh, forse il secondo potenziamento sarà migliore. Lo scopriremo. Devo essere sincero, stavo pensando, io non mi ricordo se dovremmo eventualmente affrontare Samael. Ma a questo punto, forse credo di no, divertito. Guerra e il martello nero che fanno il tiro al piccione. Si vedono parecchie cose da dentro a una prigione, Samael. È difficile tenermi nascosto qualcosa, cavaliere. Una volta che ho deciso di scoprirlo. E che cosa sai dell'Auriel? Pensavo che i cavalieri fossero al di sopra di interessi mondani. Beh, ora che sono al guinzaglio. La guardia degli inferi adorava il suo defunto signore e condottiero. Questo l'avevamo capito. Si potrebbe dire che la sua ammirazione non era proprio solo professionale. Ma dai, davvero? Lei farà di tutto per punire chi è il responsabile. Ci provi allora. Ho combattuto il demone che ha ucciso Abaddon.
e lui sarà punito. Straga, è il più forte degli eletti. Ah, quello a cui abbiamo senza tolto l'occhietto. Lo affronterai di nuovo. Ovviamente. Egli trae forza dalla guglia e non resisterà a lungo lontano da essa. Con tutto quello che ti ho insegnato, potresti anche sopravvivere alla riunione. Che cuore desideri, demone? Sentiamo. Nostigian è il re degli antichi vermi. E ora infestano le lande cinere. Oh. Non sarà facile. I vermi si riproducono bene in un terreno così fertile. Sì. Fertile. Fertile grazie alla morte. Al decadimento. Tutte le sue terre ne sono coperte. Minchia. Potresti avere fortuna. Sembra che certi stupidi demoni diano la caccia ai vermi per divertirsi. Bei passatempi. Anche altre creature. Le più forti sono messe a combattere in arene che grondano sangue. I demoni vorrebbero domare lo Stygian. Non ho visto che cos'era dentro la gabbietta. Il cuore nero dell'eletto. Come evitano i demoni i vermi della cenere? Tu conosci le cronosfere? Un dono degli antichi. Si dice che padroneggiare le cronosfere significhi padroneggiare il tempo. Oh! Lo si può anche uno zaguardo! O persino spostarlo avanti e indietro. Esatto. Gli antichi maestri sono lo zaguardo, insomma. Ma i demoni hanno imparato ad usarle. Anche se non così bene. Anche se sono dei coglioni. Insegnamento di base sulle cronosfere. Come sei gentile. Ma forse mi basterà per evitare i vermi. Forse. Forse no. Ma cosa c'è di certo in questo mondo? Ah, boh, oltre niente ormai. Parola, naturalmente. Ormai nulla è certo a questo mondo. Elimina lo Stygian. Slow motion. Come lo mettiamo questo oggetto? Se è un oggetto? Non è un oggetto, è qui. Le cronosfere ora reagiscono alla presenza di guerra, utilizzano la loro energia per rallentare il tempo. Perfetto. E quello cos'è? Un demone. Niente più, niente meno. Mamma mia. È vero che sta falce sarà anche più debole della spada. Però i suoi cazziatoni li fa. Qui c'è una cesta. E qui c'è Vulgrim. Come ha fatto a non vederlo fino ad ora? Cosa desidera da questo umile mercato? Tante cose, ma non ho le anime. Quante me ne dai? Non abbastanza. Cosa c'è qua sopra, Vulgrim? Che cosa mi nascondi? Vabbè, in realtà forse da queste parti non ci sono neanche mai stato. Una pietra della furia? Un frammento della ira, scusami. Ho sbagliato furia con ira. Ecco qua. Un po' di nemici su cui livellare. Pezzi di merda. La mia falce. Vieni qua, che ti spacco la faccia. Mea mea, ti spacco la faccia. Appena ho visto quel trofeo, subito ho pensato al Gabibbo. Sinceramente. Eccoci qua. Mettiamo il pugno e distruggiamo il cristallo. Il pugno, lo dovrei usare se voglio livellarlo. Ma la realtà è che no, non voglio livellarlo veramente. Non ne trovo tanto l'utilizzo, purtroppo. Non fa così tanto danno. Devi essere molto vicino al nemico. Lo vedo più come... sì, un'arma, ma per passare. Niente più, niente meno. C'è nulla qua, no. Lo vedo veramente come, diciamo, l'upgrade che ti permette di passare avanti. Vieni qua. No, fermo. Ecco fatto. Devo fare un trofeo di uccidere tre di questi in volo. Cioè devo ucciderne tre di seguito. Peccato che ne ho già uccisi tre, però non di seguito ora. E non ce ne sono altri, vero? Minchia. Vieni qua. Sarebbe bello se ne apparisse un altro ora. Cosa che non succederà purtroppo. Ok, rimettiamo il guanto. Che cosa mi nas...
Allora, sono abbastanza sicuro. Sono abbastanza sicuro che quello sia una roba importante. Me lo ricordo, ma non mi ricordo che cosa faccia. Le cronosfere in uso. Le cronosfere racchiudono il potere di rallentare il tempo. Usa la lama incrociata per attivare le cronosfere da lontano. Rallenta il tempo per evitare pericoli o riuscire a risolvere gli enigmi. Ma se gli sparo funziona uguale? No, dobbiamo usare per forza la lama. Ok. Ovviamente ora dobbiamo correre. Ma scusami, devo quindi prima usare quello e poi... Vabbè dai, uguale. Ma scusami. Sì, forse va bene. Perché adesso va lento ad alzarsi e poi andrà lento ad abbassarsi. Ecco fatto. Ciccione, macchina. presa proprio di faccia in pieno. Di già? Con due macchine sei esploso addirittura? Sono molto contento del risultato allora. E qui abbiamo trovato un'altra cesta con 150? Sì, un centinaio di anime. Capisco che usare i pugni sia difficile, però quante? Un altro 110 anime in teoria. Dove devo andare? Da questo lato. Allora, guerra, salta. Eccoti qua. Sentivo effettivamente un tintinnio. Grazie, sono 500 anime gratis. La strada asciutta. Come un po' la pasta. Merda, dove l'hai lanciato, guerra? Ti prego, dimmi che ne appare un altro. Sarebbe stato bello se ne fosse apparso un altro. Ah, giusto, cambiamo arma. Aspetta, aspetta. Hai preso l'unico sbagliato, guerra, bravo. Dovevi lanciarlo a questo. Madonna mia. Spacco tutti la faccia lanciandovi le macchine. Credo di aver appena ammazzato il corvo lanciandogli una macchina. Forse ho esagerato, ma giusto pelo pelo. Le combo della falce comunque sono proprio belle. Sono veramente belle. Ah, che cosa... Quelli sono angeli caduti. Eccolo. È palesemente un angelo caduto. Probabilmente morto. Riportato in vita da un qualche tipo di potere. Non ho idea del quale, ma sicuramente uno che loro non vorrebbero, forse. Il cavaliere si avvicina. Forse dovresti mettere un paio di occhiali, perché sono proprio di fronte a te. Aspetta. Ecco fatto. Aumentiamo i nostri danni e riduciamo quelli che ci fanno i nemici. La cosa buona di pelle di pietra è che nonostante tutto comunque siamo anche quasi inemovibili. Loro ci attaccano e nonostante tutto non riescono a stannarci. Ecco fatto, disattivata. C'è qualche altro angelo caduto? Voglio salire qua sopra, guerra. Qualche altro angelo caduto che vuole venire? Allora, qui frammento di pietra della vita e mi ricarico anche la vita. Altri due frammenti, abbiamo un'altra pietruzza. Lì c'è un artefatto. Aspettami che arrivo. Ecco qua. Artefatto soldato. Artefatto soldato. Sono 1000 anime. Quello cos'è? È una forgia.
Credo di ricordarmi di questo, ma è una cosa che apparirà molto più avanti. Lì c'è il negozio di Vulgrim. Ma come ci arrivo? Credo di non poterci arrivare qua io. Invece ce l'ho fatta. Invece ce l'ho fatta proprio al pelo. Ma proprio peloponneso. Tieniti sti artefatti, 1000 anime. Ma potenziamenti per la pistola non ce ne sono più, solo quello. O l'hanno nerfata, oppure ha fatto sempre schifo, io me la ricordavo meglio. Ma d'altronde, io ho guardato, il mietitore non c'era. Quindi in realtà è probabile che dalla versione PS3 a questa abbiano fatto dei cambiamenti, tra cui magari nerfare o potenziare determinate cose. Beh, per adesso queste anime me le tengo. Abbiamo raggiunto una nuova zona, il che è ottimo. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima puntata in cui andremo avanti. Ciao a tutti!